Allora, dicevo anzi, una giornata assolutamente da non perdere, una giornata intensa. Raccontaci un po' cosa vedremo sabato. Sabato al Pala Giannelli, qui al Palazzetto Vecchio della Menzana, ci saranno 10 incontri, tra cui 4 under 18, quindi giovanissimi, e poi gli altri, diciamo, veterani con Razzano, Bicchi, eccetera, eccetera. Non sarà presente per motivi di lavoro, e purtroppo, come si dice, attaccato quanto mai al chiodo, Luigi Allegrini. Traversi, perché Traversi si sta preparando ora in questi mesi molto intensamente, in maniera capillare, per passare alla box professionista. Quindi lui esordirà, spero, se ce la faccio, entro l'anno come professionista. E quindi, insomma, un nuovo percorso per quanto lo riguarda. Ci dicevi di Allegrini, sì. Insomma, un po' una sorpresa, ne avevamo parlato spesso nei mesi scorsi, evidentemente ha scelto altre strade, come dire. Purtroppo questo è uno sport che o sfondi veramente, nel senso che deve andare fuori dall'Italia, o altrimenti di solo sport non ti dà da vivere. Quindi lui ha deciso con suo padre di... hanno un'azienda agraria, agricola, e quindi hanno più di 200 ettari e devono far fronte a... Lui non si può proprio allenare, non ce la fa, non ha il tempo, no? Richiede un certo impegno, immagino, insomma, un'azienda e di grandi dimensioni. Quindi ha deciso, io purtroppo a malincuore gli ho dato il nulla osta, tra virgolette, perché chiaramente il lavoro viene prima a tutto, e purtroppo lui era arrivato a massimi livelli dilettantistici, sognava una carriera professionistica, ma purtroppo ad oggi non può, ecco. Poi speriamo mai dire mai, insomma. Certo, poi insomma il titolo della nostra trasmissione è Dilettanti allo sbaraglio, se no ci chiameremo professionisti allo sbaraglio, no? Voglio dire, quindi è anche normale che ogni tanto ci siano queste storie di chi decide appunto di rinunciare. Sì, purtroppo sì, appunto, è come la vita, no? C'è sempre un ricambio, noi però non bisogna mai abbassare la guardia, appunto. E sempre farsi trovare pronti. Noi abbiamo dei giovani promettenti, io mi sto impegnando molto con quelli, è così, si va avanti, no? Esatto, come dire. A proposito di giovani, ci hai detto sabato ci saranno tanti incontri con ragazzi di tutte le età. Come funzionerà nel dettaglio la giornata? A che ore si comincia? Si comincia alle 21 e ci sono 10 match, durante i quali si alternano sul ring, appunto, le certezze, diciamo, e le nuove speranze. E inizieranno chiaramente i pezzi più piccoli e più giovani, ci sono due junior addirittura di 14 anni, e poi si passerà al youth 18-19 e poi l'elite, che sono sopra 19 anni. E spero che, insomma, sia come quasi sempre succede, una bella manifestazione, una bella serata. Noi ci impegniamo tanto e speriamo riesca, ecco. A livello di pubblico, Siena com'è nei confronti della box? Segue oppure va un po' educata al combattimento, appunto, con i guantoni sul ring? Ma guarda, diciamo che c'è un molto, a parte ci sono 10 persone che combattono, quindi magari anche solamente i genitori, i sostenitori, ma io ho riscontrato passione e cultura verso questo sport, e quindi sì, diciamo, sono abbastanza soddisfatto del lavoro svolto, no? Che oltre a successi sportivi ottenuti in qualche modo, abbiamo anche contribuito a far cambiare opinione, falsi miti rispetto a questo sport, no? La città, non a caso ci hanno chiamato ad insegnare il Pugilato con 3 scuole diverse, tra cui 2 elementari, quindi sono soddisfatto. Anche in palestra abbiamo un bel po' di giovani che preferiscono sudare ed imparare il rispetto della realtà e delle regole, piuttosto che stare tutto il giorno, no, davanti a Facebook. Quindi sì, esatto. A parte il discorso sportivo, appunto, con l'ottenimento dei risultati, c'è anche questa crescita, no, diciamo, tra virgolette sociale, ecco, che questo sport insegna.
A livello personale, David, vedo che nello scorso maggio, insomma, è arrivato anche un riconoscimento importante per te, il titolo di maestro One Star AIBA. Dunque, anche nel tuo caso non ci si ferma mai, si continua a crescere, mi sembra. Guai guardarsi indietro, eh? Bisogna sempre guardare verso il domani, altrimenti si rischia di rilassarsi. Sì, io poi non ho grossi meriti, diciamo che questo è un diploma che dà la federazione per i risultati ottenuti, quindi i meriti vanno agli atleti. E quindi sono orgoglioso, perché comunque tra 165 tecnici che siamo in Toscana, solamente 3 sono maestri, insomma ci sono anche io. Quindi... maestro, poi One Star AIBA, insomma è una bella soddisfazione, ecco. Ripeto, il merito non è di certo mio, ma dei ragazzi che si impegnano tutti i giorni e che hanno la cultura del lavoro. E però, insomma, se non ci fosse una guida come la tua, probabilmente i risultati sarebbero un po' inferiori, e questo riconoscimento che ti è stato appunto conferito nello scorso maggio testimonia che sei una delle eccellenze a livello regionale, come ci hai appena detto. Noi ti facciamo tanti complimenti, in bocca al lupo per la serata di sabato con tanti match al Palagiannelli. Ecco, per chi volesse venire, ingresso gratuito, c'è un biglietto, come funziona? No, c'è un biglietto perché purtroppo le organizzazioni hanno un costo, perché noi dobbiamo pagare i pugili, i maestri, la benzina, eccetera, eccetera, e quindi noi dobbiamo sostenere da soli. Poi oggi come oggi reperire gli sponsor è quasi impossibile, quindi a volte ce ne mettiamo anche di tasca. Immagino. E quindi ci sarà un biglietto. Un biglietto dalle 21, chi vuole venire, è comunque un bello spettacolo di sport. Benissimo, David, grazie, buona serata e a presto. Io ringrazio te, ciao, grazie. A presto, salutiamo David Borgogni, direttore tecnico della sezione box della Menzana, box Siena, e sicuramente un bel modo di finire la puntata di oggi con questo appuntamento che sabato appunto animerà la serata senese al Palagiannelli della Menzana. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con Dilettanti allo Sbaraglio. Tra poco su Antenna Radio S arrivano le news.